Il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, nel consueto appuntamento di fine anno, ha ripercorso con un video tutte le tappe del 2023. Un anno intenso di appuntamenti e ricco di eventi, un grande lavoro di squadra, così è stato definito quello portato avanti dall'Ateneo Teramano, per rimanere sempre vicino ai propri studenti e attrarre nuove iscrizioni, che nonostante le numerose difficoltà sono arrivate. Stiamo tenendo, addirittura quest'anno registriamo un aumento di circa 150 unità di nuovi iscritti al primo anno, un anno in cui abbiamo confermato che Unite è unica in diversi settori. Ad esempio abbiamo aperto un corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia unico in Italia e unico ad essere premiato dalla Federazione della Stampa Mediterranea. Abbiamo continuato la formazione nel settore sportivo, abbiamo confermato il percorso di Unite Include, quindi la possibilità per persone disabili di iscriversi senza il diploma, con il diploma sostitutivo in quattro corsi di laurea. Abbiamo intercettato in questo anno oltre 20 milioni di finanziamenti competitivi, stiamo portando avanti la realizzazione dei progetti, e niente, soprattutto siamo una comunità sempre più coesa, con al centro, come deve essere in tutte le università del mondo, lo studente. Quindi numeri positivi quelli del 2023 in termini di considerazione ma anche di iscrizioni. Ma va ricordato che il prossimo anno sarà l'ultimo con alla guida Mastrocola, questo perché il 31 ottobre 2024 scade il suo mandato che non può essere rinnovato. Sì, l'ultimo anno, ma di fatto sarà un passaggio naturale, come lo è stato in precedenza da me, con prima il professor D'Amico. Quindi io direi che questa università ha delle basi molto, molto solide.